Ben ritrovati e ben ritrovate a tutte e a tutti ragazzi e ragazze sul canale di Rubaldo. Oggi sono qui per parlarvi di Crowfall, un gioco attualmente in fase di test e quindi in via di sviluppo. E in questo caso vi voglio mostrare la mia guida, in italiano ovviamente, su come iniziare un kingdom e come iniziare a costruirci la nostra fortezza. Passo a passo vedremo tutti questi passaggi per poter iniziare il nostro gioco su Crowfall. Buona visione! Gli Eternal Kingdoms di Crowfall sono le case dei giocatori, lontano dai campi di battaglia. Qui possono essere mantenute le risorse preziose guadagnate durante ogni campagna e utilizzate per poi craftare armi, armature e svariati item. Questi lembi di terra possono contenere fortezze, case, guild hall e anche i castelli. Questo è un sistema di housing molto particolare e dettagliato. Anche se gli Eternal Kingdoms possono essere utilizzati dai giocatori singoli, sono disegnati anche per supportare grandi gruppi di persone. Infatti determinati edifici per aumentare il cap dell'Eternal Kingdoms, quindi il numero massimo di giocatori presenti all'interno di questa mappa, farà diventare così la nostra mappa un impero adatto al commercio. Questa guida l'ho voluta realizzare per aiutare tutti i tester nei primi passi per creare un Eternal Kingdom, ma soprattutto per guidare i nuovi giocatori che dovranno approcciarsi a questo nuovo meccanismo. Per entrare in questa modalità basterà avviare il nostro launcher di gioco e bisognerà selezionare appunto la voce Kingdom e poi My Kingdoms. Ce n'è solamente uno, quindi selezioneremo esattamente quello. Inizieremo premendo il bottone Start, Up Kingdom, e una volta finito il caricamento premeremo di nuovo lo stesso bottone per accedere al nostro mondo, quindi Enter World. A questo punto, come da immagini video, potremo andare a scegliere il nostro avatar. Potremo sceglierne uno qualsiasi senza badare classe e razza, perché questo è valido solamente all'interno dell'Eternal Kingdom, quindi in fin dei conti non conta molto cosa andremo a selezionare, perché questo non sarà il PG che utilizzeremo all'interno del gioco. Una volta aver scelto il nostro personaggio, potremo premere B e aprire la nostra Spirit Bank. A questo punto apparirà anche il nostro inventario a fianco. Una volta qui avremo a display nella nostra Spirit Bank tutti gli oggetti che abbiamo guadagnato nel corso del gioco, che comunque ci sono stati forniti magari a inizio game, proprio come nel mio caso. Come vedete ho due tipi di fortezza, ho la casa grande, la piccola casa e una serie di mura con rampe e finestre. Potremo spostare dal nostro Spirit Bank tutti gli oggetti che ci servono per metterli all'interno del nostro inventario. Prima di iniziare a costruire però ci sono alcune cose importanti che vi voglio dire. Esistono due modalità per il nostro personaggio, avremo quella dell'harvest e quella del combat. Per uscire dalla modalità del combat, che è la modalità diciamo preimpostata del nostro personaggio, dovremo premere Z per passare a quella dell'harvest. Questo è davvero importante perché non potremo costruire in combat mode. Ricordiamoci sempre quindi di essere nella giusta modalità, che è quella dell'harvest. Per sapere se siamo in una modalità o nell'altra basta controllare la toolbar delle abilità in basso al centro dello schermo, che ci indicherà che non siamo più in combat mode. Per comodità ho deciso di espandere il mio terreno con una nuova zona di terra, quindi come vedete sto posizionando a fianco un quadretino di nuova zona per così avere più spazio per costruire la mia fortezza. Come vedete una nuova zona di mappa è stata aggiunta ed è proprio questa che ho di fronte. Una prova che siamo a confine è esattamente come vedete questa linea di intermezzo tra una zona e l'altra. Adesso che abbiamo tutte le parti dell'edificio nel nostro inventario, potremo appunto iniziare a costruire, come da video. Se in questo periodo avete giocato a qualche gioco del genere della sopravvivenza, come Ark, come Rust e così via dicendo, non avrete molte difficoltà con questo sistema di costruzione che è veramente molto molto intuitivo. A differenza però, ad esempio, di un survival normale, non dovremo andare a rimuovere gli elementi circostanti, come alberi, sassi e piante. Potremo far click appunto col nostro mouse anche all'interno di una zona rocciosa o di un albero per poter comunque sia costruirvi o sopra o all'interno. Semplicemente se posta ad esempio un muro sopra una pietra, questo sparirà. Assicuratevi sempre che il vostro spirit bank sia chiusa e aprite il vostro inventario. Fate clic col destro su qualsiasi edificio o seduto e questo vi porterà in una visuale zoomata. Da qui potrete posizionare il vostro edificio ovunque vogliate con un semplice tool di posizionamento alla sinistra dello schermo che vi aiuterà nell'opera di costruzione.
posizione. Quando posizionerete un edificio apparirà uno dei tre colori. Il blu vuol dire che la posizione è buona, il rosso che non potete invece posizionare l'edificio, il giallo vuol dire che quel pezzo deve essere collegato a un altro edificio o un altro pezzo. Come vedete, collegare muri o cose simili è molto semplice, bisognerà incastrare i pezzi nel verso giusto o regolarne semplicemente l'altezza. Ogni edificio e muro ha un cubo verde in diversi posti che sta ad indicare dove può essere collegato con un altro edificio a parte. Quando invece avvicinate due punti di connessione, il gioco vi allineerà automaticamente quei pezzi, quindi non dovrete prestare troppa attenzione all'esatto posizionamento di questi. Quando volete raccogliere un edificio o una parte che avete posizionato per errore, vi basterà avvicinarvi adesso e comparirà un comando che vi indicherà di premere G per raccoglierlo. Tenete premuto quindi G e raccoglierete questo pezzo che sarà poi presente all'interno del vostro inventario. Il sistema di costruzione, come vedete in Crowfall, al momento è abbastanza user friendly. Imparare i tasti è la cosa che richiede magari più tempo per avere una costruzione più immediata, ma una volta che ci riuscirete e tenete bene a mente tutti i tasti rapidi, potrete costruire una fortezza davvero velocemente. Questa era una rapida presentazione di un piccolo castello, di una piccola fortezza. Ovviamente in un futuro porterò altri video, se lo vorrete, magari di qualcosa di più elaborato, e spero che questa guida, come al solito, vi sia tornata d'utile. Se così è stato, lasciate un bel like, condividete questo video e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo sistema di building. Se volete stare sempre aggiornati per i miei contenuti, vi invito ad iscrivervi con campanella attiva per attivare le notifiche, e qua sotto in descrizione, se cliccate su mostra altro, ci saranno tutti i miei social per tenervi ancora più aggiornati. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo sempre qui con un nuovo video. Bella, alla prossima!